In particolare sono andato verso tutta la panchina, comunque volevo condividere, ecco, la mia gioia con tutti e quindi è giusto che andassi a condividerla con loro, perché comunque tutti lavoriamo per un unico obiettivo. Lavoro per arrivare al 100%, perché comunque ho dei problemini e un po' di, quindi l'età avanza, quindi è normale per me essere al 100%. Devo lavorare tutti i giorni quotidianamente come sto facendo e non interrompere mai il lavoro, ecco, cercare di trovare continuità, solo quello, per tornare a grandi livelli, e comunque cerco di lavorare sodo durante la settimana. Ma forse oggi meno rispetto ad altre volte, però è una cosa che volevo, che mi mancava, perché comunque sono abituato, ecco, a determinate emozioni e sensazioni, le ho vissute, quindi ci tenevo, era un po' che non riuscivo a far gol e ad aiutare la squadra come voglio io. E il nostro obiettivo è quello di migliorarci sempre e fare nel migliore dei modi quello che stiamo costruendo e che ci alleniamo per quello, quindi è normale che fuori casa ci sono state delle prestazioni importanti, a volte migliori anche di quelle in casa dove abbiamo vinto e non abbiamo ottenuto il risultato pieno, però lavoriamo per avere continuità. La curva oggi è stata esemplare come sempre, come tutte le circostanze, c'è stata vicina e sullo 0-0 ci hanno incitato, cantavano sempre, quindi oggi c'è stata comunque una grossa affluenza, quindi noi dobbiamo riportare entusiasmo nella città e lo possiamo fare solo attraverso le prestazioni, e poi loro faranno il resto. E non basta solo il cuore, però è una dose importante quando c'hai, in determinate circostanze ci vuole anche la testa per gestire alcuni momenti. Noi da quel punto di vista penso che dobbiamo crescere tanto e vivere di più la partita.